Halo Infinite è indubbiamente uno dei più importanti titoli della lineup di lancio di Microsoft. Se da un lato la presentazione della demo ci ha lasciato buone sensazioni circa la struttura ludica della produzione, dall'altro non possiamo dire lo stesso della componente tecnica. Al netto di qualche incertezza, lo studio 343 Industries sembra però determinato a soddisfare appieno le aspettative del pubblico per celebrare il ritorno del leggendario Master Chief. Stando alle informazioni concesse dal team di sviluppo, la demo mostrata durante l'Xbox Showcase è collocata a metà della campagna di Halo Infinite. Il compagno di viaggio del Titano Verde viene definito dallo studio semplicemente come il pilota, un comprimario con un ruolo chiave negli eventi narrativi del nuovo capitolo della serie. 343 Industries lo descrive come il personaggio più umano mai visto nella saga, utile per offrire al pubblico una prospettiva inedita sulle gesta dello Spartan, il più grande condottiero della Terra determinato a strappare l'installazione 07, detta anche Halo Z, dalle grinfie degli esiliati. Dopo gli eventi di Halo Wars 2, infatti, la legione di Brute, formata da Atriox, ha deciso di porre lo sterminio degli umani in cima alla lista delle priorità. Un obiettivo che il signore della guerra, Asherum, il principale antagonista di Infinite, accompagna ad un desiderio personale. Il villain non vuole semplicemente sconfiggere i suoi avversari, desidera anzi dimostrare che nell'universo non c'è una forza in grado di arginare l'avanzata degli esiliati e vuole costringere l'umanità ad assistere alla caduta del suo campione più valoroso. Al momento non sappiamo molto di più sulla storia di Halo Infinite, ma gli sviluppatori ci hanno garantito che la campagna, giocabile anche in co-op, online e locale, risponderà finalmente a tutte le domande lasciate in sospeso al termine dell'ultimo capitolo numerato. Attenzione però, perché il nuovo Halo non è un semplice sequel, bensì un titolo pensato per fornire ai nuovi giocatori un eccellente punto d'accesso alla saga. Una sorta di reboot spirituale della serie, un ponte tra il passato e il futuro del franchise. Questo è chiaramente il cardine concettuale alla base di alcune delle scelte estetiche viste nella demo, che ci ha concesso una prima occhiata ad una direzione artistica che recupera alcuni dei tratti tipici della trilogia di Bungie, caratterizzata da uno stile più sobrio e minimalista. La novità più significativa tra queste presente durante lo show di Xbox riguarda la struttura del mondo di gioco, non più suddiviso in livelli sequenziali ma concepito come un ampio open world. Lo studio ha infatti confermato che Halo Infinite abbandonerà la linearità dei suoi predecessori in favore di una progressione più aperta, che permetterà di scegliere in che ordine affrontare gli incarichi e quando dedicarsi all'esplorazione. Gli scenari di Halo Z ospiteranno un gran numero di attività secondarie e segreti, compresi alcuni potenziamenti per Master Chief. Non si tratta di una vera e propria meccanica di progressione, ma piuttosto di una lieve modifica al sistema di equipaggiamento, che sembra voler combinare ed evolvere due elementi ludici già visti in Halo 3 e Halo Reach, proponendo sia gadget a uso singolo che abilità con annesso cooldown. Girovagando per la mappa capiterà di imbattersi in dispositivi che aumenteranno l'efficienza di dotazioni, come lo scudo energetico, ossia il drop shield e il rampino, che rappresenta un'altra aggiunta perfettamente coerente con la struttura da open world. Durante la presentazione abbiamo visto John 117 utilizzare questo strumento per chiudere rapidamente le distanze con i nemici, tirare a sé elementi dello scenario o raggiungere le zone sopraelevate di una mappa caratterizzata da una verticalità più marcata. Al momento non è chiaro se Infinite proporrà la gamma completa delle meccaniche introdotte con Halo 5. Abbiamo però avuto l'impressione che il team sia intenzionato a ridurre la mobilità di Master Chief, che potrà comunque correre, effettuare brevi scivolate, schivate laterali e arrampicarsi sugli ostacoli. Tutte modifiche che, se confermate, potrebbero alterare in maniera importante anche la scena competitiva di Halo. È chiaro che il corretto bilanciamento del multiplayer dovrà essere uno degli obiettivi principali di 343 Industries. A prescindere dalle sorti del comparto online, il gameplay di Infinite ci è sembrato piuttosto vicino agli standard della serie. La demo ci ha mostrato un gran numero di nuove armi, tra fucili mitragliatori a colpo singolo, shotgun a lunga gittata e il ritorno del Mauler. Stranamente, nessuno spazio è stato dato all'iconico Battle Rifle, l'arma simbolo della saga, e anche la pistola Spartan è apparsa solo brevemente, con un'efficacia apparentemente ridimensionata. Analizzando il trailer, tra le altre cose, abbiamo poi intravisto una nuova meccanica legata alle bocche da fuoco a energia, che ora possono essere raffreddate manualmente. Abbiamo inoltre notato una maggiore reattività dei nemici sul campo e lo stesso team di sviluppo ha confermato di aver lavorato molto sull'intelligenza artificiale, col doppio obiettivo di accrescere la varietà situazionale delle battaglie e deliziare il pubblico con un costante senso di sfida, cosa non semplice da inserire in una mappa open world. La struttura aperta di Infinite rappresenta quindi una sfida notevole per 343 Industries, che deve assolutamente preservare tanto la componente tattica del gameplay quanto il suo particolare ritmo.
Un'altra delle colonne portanti del concept di Halo Infinite è racchiusa proprio nel suo titolo. 343 Industries vuole trasformare il gioco in una piattaforma in continua evoluzione, destinata ad accogliere contenuti e aggiornamenti. L'obiettivo è quindi quello di costruire un contenitore in grado di dare continuità all'esperienza, sia sul versante single player, sia su quello multigiocatore. E ora giunto è il momento di spendere qualche parola sull'aspetto meno convincente del nuovo Halo, ovvero il suo comparto tecnico. Infinite rappresenta l'esordio ufficiale dello Sleep Space Engine, un motore progettato per sfruttare al massimo le caratteristiche tecnologiche di Xbox Series X e per essere un simbolo di potenza bruta. Premesse che purtroppo non abbiamo visto concretizzarsi durante la visione della demo, costellata di compromessi tecnici tanto pesanti da mettere in ombra l'accoppiata 4K a 60 fps. Tra fenomeni di popping fastidiosi, una gestione del livello di dettaglio piuttosto conservativa e una resa dei materiali quantomeno discutibile, il trailer di Halo Infinite ha mancato quello che doveva essere il suo obiettivo numero uno: offrire al pubblico una gustosa anteprima della next gen secondo Xbox. La demo mostrava una modellazione poligonale chiaramente radicata nella generazione corrente, un tappeto di texture sorprendentemente piatto ed un sistema di illuminazione ancora molto grezzo. Viene da pensare che Microsoft avesse previsto di presentarsi all'appuntamento con un prodotto in uno stadio di sviluppo più avanzato ed è facile supporre che l'implementazione del ray tracing previsto come un aggiornamento post lancio avrebbe potuto migliorare le sensazioni offerte dal reveal. La nostra speranza è che 343 Industries riesca a limare i problemi visti nella demo in tempo per il lancio. Considerando che non è possibile attribuire colpe alla natura cross-generazionale della produzione, visto che gran parte dei problemi sono legati ad elementi assolutamente scalabili. A questo proposito, il team ci ha garantito che, dal punto di vista ludico, non ci saranno differenze tangibili tra le diverse versioni del gioco. In definitiva, il primo incontro con il reboot spirituale della saga di Master Chief ci ha trasmesso sensazioni contrastanti. La volontà di ritornare alla purezza dei primi capitoli ci ha rassicurati circa il potenziale ludico di Halo Infinite, al netto dei rischi legati all'adozione della struttura open world. Anche la natura del gioco, divenuto una piattaforma a sviluppo continuo, è una svolta che potrebbe cambiare per sempre la scena competitiva del brand, dando continuità alle dinamiche multiplayer. Peccato per un comparto grafico ancora zoppicante che non trasmette quel senso di next gen che era assolutamente lecito aspettarsi dal titolo centrale della lineup di Xbox Series X. Speriamo che i prossimi appuntamenti mostrino passi avanti netti su questo specifico fronte e che l'esclusiva si dimostri in grado di soddisfare i fan senza riserve.